Ciao a tutti, oggi è venerdì 29 ottobre 2021. Che presagi avete oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Giornata tranquilla, proprio come voi. Giornata tranquilla questo venerdì ottobrino, tra sentimenti rassicuranti anche se un po' troppo possessivi, lavoro appagante anche se un filo caotico, finanze sopra le righe, anche se per casa e cibo spendete troppo. Del resto la maggior parte dei vostri desideri si concentra qui, nella casa, l'unico luogo dove vi sentite davvero al sicuro, e la cucina, dove sfoggiate una creatività e un talento non comuni. Spese sopra le righe anche per il partner e i figli, le persone più care al vostro cuore, come rivelano il Sole e Nettuno legati da un trigono acquatico al vostro segno, la quintessenza del romanticismo. La coppia ha alla base una manzanza di affetto, di desiderio, di amore di cui ben presto potrebbe risentirne. Il rapporto è trascinato per inerzia e mantenuto in piedi solo dall'ostinazione di uno dei due partner. I partner si disilludono e aprono gli occhi sul loro rapporto e sulla sua genuinità. I single si accorgono di aver riposto le loro speranze in persone poco interessate o comunque hanno fantastico molto più del concesso. I nati di lunedì tra le 11.00 e le 18.00 potrebbero ricevere documenti che annunciano noie legali. Per i nati di venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ci saranno invece buone nuove anche inaspettate ed eclatanti. Buon inserimento in gruppi di amici, sono possibili in serata incontri importanti e decisivi in alcuni casi. Ricordate che anche nell'amicizia si possono trovare grandi e nobili soddisfazioni. Lavorate per smentire le dicerie sul vostro conto, avrete tante opportunità di farlo che non vi resta che coglierle a volo. Magari è solo frutto di qualche invidioso. Se il vostro partner oggi vi sembrerà ambiguo, lasciate fuori della porta ogni sentimento di gelosia e distraetevi, inutile fissarsi su cose che poi non hanno riscontro nella realtà. Portate pazienza perché una situazione poco limpida presto si rivelerà molto più semplice da gestire di quello che immaginavate. Vi mancheranno costanza e pazienza sia sul lavoro che in amore. Una giornata quindi piuttosto pericolosa se non saprete mettere a fuoco obiettivi e priorità. Nettuno favorisce tutto ciò che è lavoro e rapporti commerciali, Giove però potrebbe mettersi di traverso e provocare intoppi che potrebbero lasciarvi di cattivo umore. Ogni giorno è un buon giorno se affrontato in maniera adeguata e con nuova forza. Oggi abbiate il coraggio di saper dire anche no e confidate in un Giove che sarà dalla parte vostra per una buona parte della giornata. È il momento di dire basta a chi approfitta della vostra buona fede. Fatevi furbi. Le questioni economiche si avvieranno verso una soluzione vantaggiosa. Se vi piacciono i colpi di scena e provate gusto ad affrontare la vita che vi riserva sempre delle sorprese, questa è la giornata giusta per voi. Le persone oggi si sentiranno irresistibilmente attratte dal vostro modo di fare, così spontaneo, magnetico e sicuro. Non abbiate paura di apparire esattamente ciò che siete, se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose. Orizzonte limpido in questa giornata di metà autunno, con pianeti che illuminano il vostro cammino in modo deciso e favorevole come il Sole, Nettuno, Sole, tutti in segni d'acqua, percettivi e intuitivi, vostri fidati alleati, e altri che seminano dubbi e incertezze, come Marte, Mercurio e Plutone. La dimensione affettivo, familiare vi sostiene, aiutandovi a gestire circostanze non sempre facili in ambito pratico, economico, professionale. Ottimi i consigli che proverranno da parenti affettuosi e amicizie fidate. È necessario che il vostro fisico si ritempri dopo le fatiche recenti che alcuni aspetti stressanti vi hanno provocato. Prediligete le attività più morbide come l'aerobica e lo yoga. Avete la sensazione che qualcosa non vada come vorreste a livello sentimentale. In realtà si tratta solo di un'impressione sbagliata. Vedrete che basterà confrontarsi e tornerà il sereno. Sul lavoro se ci sono questioni in sospeso vedrete che tutto si risolverà per il meglio. Potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure,
Hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza. La fretta e l'aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari. L'amico del giorno è il sole acquatico come voi, peccato che non esprima al massimo la propria forza vitale perché di mezzo ci si mette sua moglie, la luna che vi fa spendere un botto per il partner, i figli, gli svaghi in programma nei prossimi giorni. Per fortuna Giove che sorveglia le vostre finanze vi rassicura, gli investimenti filano col vento in poppa, mentre Venere, attiva sul fronte del lavoro, promette successi e avanzamenti per chi il posto ce l'ha, colloqui di selezione risolutori per chi è ancora in cerca. Amore ed Eros, un filo di possessività appesantisce le vostre relazioni e se ne accorgono i vostri cari, il partner e soprattutto i figli adolescenti che si sentono il fiato sul collo, soffocati per troppo amore. Ridimensionatevi finché siete in tempo, l'amore non ama il verbo avere, piuttosto essere. Per i cuori solitari cottarella per il collega, magari impegnato, ma nulla di importante, è solo un gioco di sguardi e battute, ma già sapete che in questi giorni di ponte dove non potrete vederlo, né sentirlo, vi mancherà da morire. Ecco perché vi attaccate con questa foga al cioccolato. I partner apprezzerebbero molto se per una volta decideste di fare qualcosa per loro, portarli in un posto dove non sono mai stati, e di essere al centro dell'attenzione. Accontentateli ma non sacrificate voi stessi. Se appartenete alla terza decade, Nettuno e Luna stimolano in voi un bisogno di evoluzione nel rapporto d'amore. Per le altre decadi la configurazione generale dei pianeti vi invita a focalizzare meglio desideri e necessità del, o della, partner. Lavoro e denaro, se un impiego c'è tutto fila liscio come l'olio, il capo vi fa i complimenti e i colleghi vi battono la mano sulla spalla, affettuosi e per nulla invidiosi. Ma dove siete finiti? In una filiale del giardino dell'Eden per caso. Risparmi ben investiti e con prospettive di rialzo immediato, ma se sperate in una vincita che sembra a portata di mano, qualcosa si mette di traverso, perdete il biglietto, oppure il numero vincente è esattamente di una cifra inferiore o superiore a quello giocato da voi. Insomma siete veggenti con antenne ben sviluppate, ma dovreste esercitarle ancora un pochettino. Shopping di lusso, contrario ai principi del risparmio soprattutto con una crisi economica che si legge dietro le quinte, ma oggi per amore non ne potete fare a meno, per chi amate volete il meglio assoluto. Essere o non essere. Lanciarsi oppure no. Spetta a voi poi decidere se voler restare comodi, entro certi schemi, oppure rischiare per vedere realizzati i propri sogni di gloria, poiché le potenzialità ci sono. Urano e Luna, in aspetto benefico dal segno del Toro e del vostro stesso segno, se nascete nella seconda e terza decade, vi favoriscono nelle ristrutturazioni e revisioni in ambito professionale, che il vostro carattere cauto e conservatore non sempre apprezza. È necessario, per ora, seguire le decisioni d'altri, adattandovi intelligentemente. Benessere, salute pimpante, sani e belli insomma, anche se a tavola qualche trasgressione ve la concedete anche di frequente. La splendida forma perciò dovete addebitarla solo alla fortuna, ma attenti perché non dura per sempre, approfittate di questo buon momento per prendere sane abitudini da mantenere a lungo, anche tutta la vita. Con i problemi sanitari ancora ben presenti nel mondo sentitevi con ragione baciati dalla vostra buona stella. Avete rimandato per troppo tempo, ora pensate a voi stessi e non prenotate un appuntamento con quel centro benessere che vi allettava. Concedetevi coccole e attenzioni. Per lei, serata dolce ascoltando un disco classico, sul tavolo biscotti a profusione, di produzione propria. Per lui, quanti amori nel vostro grande cuore, lei, i ragazzi, il quattro zampe. Magari non lo esprimete a parole, ma per loro siete davvero pronti a dare tutto. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.